Mi raccomando ragazzi, per chi non lo sapesse, mi metto pure un pochino più su, guardate, Mago dei pronostici, in descrizione, il maestro 2.0 le prende tutte, gli scrivete, mettete mi piace alla pagina Facebook, lo contattate e lui vi farà vincere una fracca dei soldi, via! Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sinceramente mi rode anche un po' il culo a farlo, dico la verità. Però comunque l'ho fatto perché è quello che dovrebbe accadere. Pare praticamente fatta. Ora, prima che qualcuno poi se qualcosa salta mi dica ma sì, allora cosa parli? Pare quasi fatta. Io parlo di un possibile colpo, però pare praticamente fatta ragazzi. Musaccio, Musacchio, Musacchiello, come si dice? Musa, ma chiamiamolo Musa, no, Musa un altro. Non so in realtà come si dica, credo Musaccio, però Musaccio, chiamiamolo Musaccio che fa figo, diventerà probabilmente a giugno il difensore centrale titolare del Milan. Arriva dal Villarreal, verrà pagato circa 18 milioni di euro. Per me, sinceramente, è un gran colpo. È un gran colpo perché io lo volevo a Roma, lo volevo, era il mio sostituto ideale di Manolas, perché insomma... Non abbia visto i miei video precedenti, andate a vedere i video in cui parlo magari di un possibile addio di Manolas. Ho sempre detto, vabbè ragazzi, se Manolas dovesse andare via per una cifra tipo 35-40 milioni, me ne farei una ragione qualora poi riuscissimo a prendere questo Musaccio per una ventina di milioni. Cioè proprio una ventina di milioni, infatti 18 è proprio il prezzo ideale con il quale il Milan poteva prelevarlo. Dicevo sempre così, e per me potrebbe essere il titolare futuro della Roma. È arrivato, cioè dovrebbe arrivare a Milano, vicino a Romagnoli, potrebbe essere veramente una coppia difensiva della Madonna secondo me, così come con in panchina un giocatore come Paletta, che comunque quest'anno l'anno scorso ha fatto tanta gavetta e quest'anno è esploso definitivamente come un ottimo difensore, un giocatore come Zapata che non è fortissimo però in panchina, cioè è un ottimo panchinara, ha dimostrato di saperci stare in panchina, si siede bene, sta tranquillo, si diverte, chiacchiera bene, così per me Musaccio potrebbe essere un colpaccio per il Milan. Io ragazzi sinceramente mi sono sempre aspettato questi cinesi per il Milan ed è giusto che questi ci siano, gli auguro che questi siano cinesi di cui si parla per il Milan, perché io mi sono sempre immaginato dei cinesi che sappiano spendere e spendano intelligentemente. Cosa voglio dire con questo? Che i cinesi non mi sono andati a prendere per 25 milioni Company, che a me mi piace tantissimo ma c'ha 33 anni o quanti ce n'ha, insomma è avanzato. Mi sono andati a prendere un giocatore pagato comunque una ventina di milioni, che per gli ultimi anni milanisti è tanto, perché il Milan non spendeva mai così tanto. Si è speso giusto 2 anni fa che aveva dei soldi, li ha spesi per Bertolacci, Bacca e Romagnoli. Però generalmente, tra tolto quell'anno, negli ultimi 6-7 anni non ha speso tantissimo. A meno che non abbia ceduto. La frase celebre di Gagliani era proprio: se nessuno va via, nessuno arriva, siamo al completo. Anche se poi in realtà così non era effettivamente. Però si spende, ma sono contento che non spendano male. Male, cioè questo potrà portare il Milan a tornare una grande, secondo me. Da una parte ovviamente mi auguro di sì per il calcio italiano e per i tifosi del Milan, dall'altra mi auguro ovviamente di rimanerci sempre sotto, perché sto periodo che arriviamo sempre almeno secondi mi fa piacere quantomeno. Adesso comunque non si sa se arriveremo secondi, possiamo arrivare terzi, però insomma che ci giochiamo sempre il posto Champions mi fa piacere, anche se non abbiamo avuto ancora delle risorse grandi economiche. Con il secondo posto la Roma potrebbe insomma provare a formare una squadra fatta bene anche con Monchi. Ora si vedrà, comunque Musaccio dovrebbe andare al Milan. Per me ragazzi, ve l'ho detto, è un colpaccio, è un gran colpaccio. Ora può darsi pure che dico sta cosa e Musaccio o non arriva più o addirittura va all'Inter, che tanto l'abbiamo visto con Dogbia, Joao Mario, è successo un sacco di volte sta cosa. Però, Higuain che parlava col Milan e poi è andato al Napoli, quindi non voglio parlare prima. Però, qualora dovesse andare al Milan, per me per 18 milioni sarebbe un colpaccio. Dai 18 ai 22, 23 per me sarebbe un colpaccio. Con il Villarreal ha sempre giocato alla grandissima, tranne con la Roma che abbiamo fatto un culo così, abbiamo vinto 0-4 in casa loro. Hanno dimostrato di poter essere una grandissima difesa, una delle migliori ragazzi della Liga. E non è poco, attenzione, non è assolutamente poco. È importante, perché la Liga è un campionato in cui si segna una bordata dei gol. Musaccio ha dimostrato di saper, io dico Musaccio, spero si dica così, insomma, pensando anche a Monchi, a altri giocatori con l'H, penso che non si dica Monchi, penso che non si dica Musacchio, però può darsi anche che si dice Musacchio, insomma io dico Musaccio. Per me potrebbe essere il rinforzo vincente per il Milan. A questo punto il Milan con una difesa, secondo me, Musaccio, Romagnoli, Zapata e Paletta, starebbe a posto così per i difensori centrali. Io investirei magari per i terzini. De Sciglio non so se lo cederei sinceramente, perché è sempre quel giocatore che sta lì per esplodere ma non esplode mai. In nazionale fa bene, lo vogliono tutti, però in campionato fa prestazioni con alti e bassi. Magari punterei su dei terzini già pronti e terrei qualche titolare da adesso, che so, a Bar,
parate, così come Panchinaro. Il Milan comunque come squadra non è affatto male, gli serve puntellare la rosa, un difensore centrale che è arrivato, cioè arriverà, è Musaccio, un centrocampista centrale di livello, perché abbiamo visto, beh, Milan è stato sfortunato in tutti gli infortuni, però Bonaventura, ok, Locatelli sta esplodendo, ma c'è veramente poca carne al fuoco in mezzo al campo. Poi lasciando sta che Bertolacci ha rotto oggi se domani pure, Bonaventura è stato sfortunato e si è rotto, Montolivo si è rotto tutto l'anno, però un centrocampista forte per il Milan secondo me servirebbe. Gli esterni sta a posto, giusto davanti, forse prenderei una punta al posto di Bacca, che Bacca è quel giocatore che i suoi 12-13 gol stagionali te li fa sempre, l'ha fatti anche quest'anno, forse anche 15, però quando poi il Milan non vince è il giocatore che si comporta da 4. Fatemi sapere voi qui sotto che cosa ne pensate di questo quasi sicuro ormai acquisto del Milan, Musaccio. Si è parlato anche di Kessié, probabilmente che il Milan ha superato la Roma per Kessié. A questo punto io sono rimasto già inculato per Kessié, preferisco parlarne quando ci sarà la firma sul contratto. Per Musaccio sembra quasi fatta, infatti metterò nel titolo è quasi fatta per Musaccio, e aspetteremo ovviamente l'ufficialità, la firma sul contratto per levare il quasi, sperando, non si sa mai, che la Roma intercetti, anticipi il Milan e se lo porti a casa. Buon shalalala e ci vediamo come sempre ad un prossimo video.